E a uccidere qualche ragazza ogni tanto. Sì, ma questo non lo sapevo io. Sono qui. Via dalla finestra. Sta calmo, Rex. Rimanga qui. Venga. Non abbia paura, venga. Vogliamo soltanto la ragazza, la mandi fuori e sarà salvo. Vogliono uccidermi. Vogliono uccidermi perché ho scoperto che compiono sacrifici umani. E io sono la prossima che vogliono sacrificare. Devo dire che lo avevo immaginato. Rimanga qui. Rex, rimani con lei. Dove l'ho messo? Hanno tagliato i fili del telefono. E il cellulare è rimasto in macchina. Adesso che cosa facciamo? Loro sono convinti di poter superare qualunque ostacolo. Dobbiamo perdere la calma. Allora si è deciso! Ci consegna la ragazza! No! Noi abbiamo tempo. E da lì lei non uscirà vivo. E lei non entrerà vivo! Mi raccomando, lei rimanga qui. Se le succede qualcosa, gridi forte. Dove vuole andare? La mia ragazza arriva sempre a quest'ora. Devo farla avvertire. Rex, vieni! Allora, devi portare questo a Sonia. Porta questo a Sonia, ma sta molto attento, mi raccomando, sta attento. Non deve vederti nessuno. Capito? Rex, vieni. Se puoi aspettarmi 5 minuti, usciamo insieme. D'accordo? Faccio solo una telefonata a Richard e andiamo. La linea è interrotta. Chi parla? Sì, è Fortunato. Sto uscendo dall'ambulatorio per andare a casa. Come? Sì, faccio un salto là così visito Floki. D'accordo, a fra poco. Abbiamo lasciato anche troppo tempo. O uscite voi, o entriamo noi. Se Rex è riuscito a trovarla, Sonia avvertirà i miei colleghi.
Stia zitta. Se si mette a gridare sarà una donna morta, mi ha capito? Lei chi è? Sono la veterinaria. Deve curare un animale? Sì. Una gatta ferita. Non importa, Rex. Tu ci hai provato. Abbiamo la veterinaria. Se ci consegna la ragazza, la lasciamo libera. Non provate a toccarla, non sfioratele un capello, non trattiamo. Venga. Da un'occhiata là fuori. Sono riuscito a vederne solo tre. Crede che siano di più? Non posso dirlo, ma loro sono imprevedibili. Beh, tenteremo una mossa allora. Venga. Però non deve avere paura. Non può succederle niente. Voi là fuori, accetto di fare lo scambio. Voglio la donna che è con voi. Portatela all'ingresso. L'ha capito finalmente. Stavamo perdendo la pazienza. Senti, Rex, vai dietro di loro. Appena io dico ora, tu attacchi. Non le serve. Ci siamo. Al mio segnale, la veterinaria e la ragazza si muovono l'una verso l'altra. Tutto chiaro, no? Getti quell'arma. Oppure taglierò la gola alla sua dolce veterinaria. D'accordo. Bene. Al mio ordine, le ragazze si muovono. Ora! Tutto a posto? Sì, sì. Davvero, tutto a posto? Sì, sì. Non mi hanno fatto niente, è tutto bene. Si chiama Ann, è lei che vogliono. È benzina. Rex, vieni! Fa uscire la ragazza o brucerete vivi. Oh no, danno fuoco alla casa. Ah,
Non ti hanno bucata, vero? Che cosa? Droga. Hanno un paio di miscugli che fanno uscire di testa. No. Accidenti. Speriamo che basti. Rex. Dannazione. Non brucia. Fatto, li ho fermati. Per il momento. Forza, andiamo sul tetto. Via di qui, Rex! Lascia quel coltello! Sei grande, Stocky. Non speravo più che tu arrivassi. Nel frattempo abbiamo identificato altre due vittime. Che farà adesso lei? Come si dice in questi casi, ricomincerò da capo. In qualche modo ce la farò. Sono sicuro che ce la farà. La nuova religione, così c'è scritto sugli opuscoli. Grazie. Speriamo che non lo diventi mai. Ah, Stocky, come ti è venuto in mente di passare da me ieri sera? Ho dato retta al mio sesto senso. Sentito, Rex? Hai il sesto senso. I see heroes without fear. Streets tied to hide and